I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become?
Adventure. Horror, horror. E Luca, come va? Ma quanto? Come stai? Com'è andata oggi questo inizio di settimana? Siamo da capo. Gesù di quanto sa. Iniziamo e lo portiamo a compimento. Dopo aver finito Arkham City, questa è la main serie. Che caldo. Intravede qualcosa. Cos'è? Una marionetta? Mamma e mamma, sono sicuro. E infatti, sento la valigetta. Ta 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 ta, corro, corro. Così mi abbassa. Scendo. Ah. Entro. Vedo, non vedo. Quanto inquietante. Amo te comunque. O così. Niente. Ah. Ognuna nave, secondo me. Algo. Però come vorrebbe luce. Il mondo è gigante intorno a noi. Ah, dove ci porta? Voglio tirarla giù, non posso? Non posso tirarla giù. Quello che tiene la mano per non farla spegnere. Vieni. Un divano. Un portacenere. Inozza per lavare i piedi. Salgo lì. Aio. Arculista. Pantofole. Ne prendo una. Quello è morto. Non gli serve più questa. Sono simpatico. C'è un occhio che mi fissa. Molto inquietante. Dopo lo di qua. Un po' schifoso con la melma. E le mani. E qualcuno qua si è aggrappato per fuggire a qualcosa. Per trattenersi. Vediamo di qua cosa c'è. Niente. Non è di qua. Un cunicolo. Infilo. Ette. Un pupetto. Lo prendi in braccio. Siamo diventati amici. Arrivederci. L'ho già fatto per quello. Arrivederci, è stato un piacere. Ah, non vedo un cazzo però. Siamo diventati già amici della vita. E mi arrampico. Aia. Ah, devo tenere premuto, non mi ricordavo. Pardon. Arcurista sto personaggino. Facciato.
Ciao, che schifo, che schifo. Scappa. Controllo a campione attraverso una nuova macchina. Nuova macchina. Una grazie. Grazie. Mi emoziono tutto quando mi direi degli host belli, anche perché c'è culo culo. Va bene, perché non lo sapesse, gli RB sono una coppia fantastica prevenuta da Catania, che comprende anche Baro. Vabbè, ce lo teniamo. Abbiamo Rain, dai. Mi raccomando, followateli se non l'avete già fatto. E invece, per chi fosse arrivato dagli RB, benvenuti a tutti. Io sono il boss amichevole DM di quartiere che appena iniziato Little Nightmares con questo pupetto col Kiwi giallo. E a me sembra di essere di una nave. Vediamo che cosa ci aspetta. Se volete rimanere in mia compagnia, cliccate il cuoricino, il follow, mi raccomando, e rimanete in mia compagnia. Ve ne sarei molto molto grato. Ah? Mannaggia, con il crash sono praticamente dimezzati i views. No, mi do 10, sono tantissimi per me, lo sapete. Sono sempre tanti tanti quelli che avete, perché siete bravi bravi e belli. Questo lo... posso mi filo così, a posto. È una tipetta. Dobbi spoileri. Acchio! Acchio nella melma. Ho appena iniziato. Lo so, qui mi inseguono perché sto pezzo l'avevo già fatto in live l'altra volta. Scappo. Non è di qua. Dov'era? Ah, lo spingo. Scappa. Aiuto! C'era dello sdruccino nero e sono caduto. Comunque, grazie ancora per il raid. Sono contento perché almeno ci sono gli alert belli. Come anche per le donazioni, se volete. Idem per la sub, resub, i cheers e quant'altro. Pieno di roba da fare in questo canale. Il finale abbiamo dovuto riavviare. Oh, I'm so sad for you. Ma sì, che tanto siete andati benone. Ok. Mi arrampico. Mi sembra l'unica soluzione. Che spavento. Cazzo di pupetto. Ma lì c'era una lanterna di là. Ma è verde almeno che mi dà i poteri. Citazione nerd. Volete sapere qual è la citazione? Cercate Wikidem. Sì, comunque si vede che è una bambina. Sì, ma l'avevo già immaginato dalla scorsa volta. E che particolare che ci sono quei pupetti. Poi avevo visto dei quadri con i pupetti. Li abbraccio e diventano miei amici. Stranger Things. Molto molto interesting. Ho appena iniziato questo walkthrough dopo aver finito Arkham City. Sono contento perché il main del canale comunque è fare le serie, diciamo. Sole, un po' di barlume, di speranza. Come gira soli. Parkour. Ecco, scivolata che neanche Ibrahimovic o Materazzi. Ok, qui non c'è niente, quindi va bene, andiamo avanti. Cerchiamo sempre di capire al meglio le stanze che stiamo vivendo, perché comunque è un ottimo 2D, però molto fasullo, un 2,5D. Molto molto interesting, da una grafica che veramente mi piace un botto, tra realistico e quant'altro. È comunque molto bella, mi ricordo un po' lo stile di Limbo Inside, anche se ovviamente ha un altro... Cosa cazzo era quello? Ha un altro stile. Marruger! Bienvenuto carissimo. Ti avevo beccato nella chat appunto degli RB. Come stai? Come va? Noi l'abbiamo amato. Immagino, è veramente bello. A me è piaciuto molto Inside, anche Limbo. Un po' meno Limbo però. E mi piacciono comunque queste cose qui. Spero che alla gente piaccia le saghe che porto, quindi. Perché voi che mi conoscete meglio sapete che la mia minaggine di vita è fare serie. E dare cultura, divulgazione. E imparare anch'io. Perché giustamente anch'io ho tanto da imparare. Allora, sta porta me la chiudi. Aspetta. Qua non c'era la... infatti, è il checkpoint, mica mi dimentico. Tutto a posto, vedete come va? Comunque ho scelto un gran bel gioco. Assolutamente sì, quindi se volete seguirlo siete arrivati al punto giusto. Grazie ancora agli RB per il raid. Spero vi sia piaciuta la gif, l'alert. L'ho appena iniziato. Grazie mille del follow, Marugar. Thank you so much. Perché lì c'è l'elettricità. Ma sì. Ok. Ta-ta-ta. Eccola qui l'alert. Che succede? Niente, stavo recitando. Spero vi sia piaciuto anche questo di alert. Tutto personalizzato. Cose belle. Dai, che siamo quasi a 100 follower.
Ok. Corro, corro, corro. Perché so cosa mi aspetta dopo. Faccio anche il pezzo dopo. Corro, corro. Bolt. Useina Bolt. Dai, dai, che lo sento ancora il ticchettio leggero, leggero, leggero. Bravissimo. A pelo, a pelo. Comunque tutto bene, Marruga. Scusa, non ti ho risposto. Ero un attimo preso dalla situazione. Comunque sì, appunto, come conoscessi, io faccio comunque tanti walkthrough, serie, nerd, non nerd, quindi tante saghe sui supereroi. Come Arkham, lo sto portando tutto. Ho fatto Asylum, ho fatto City. A breve faremo Origins. Faremo una serie di mezzo, appunto, Little Nightmares. E poi faremo altro. Rimango immobile. Ah, mettiamoci qua. Mi sembra un posto situazionale. Bagnucur. Allora, Baro, mi ritratti male? No, oh, scherzo. Sono indeciso, sono indeciso, guarda. Ok. Scatta, scatta, scatta. Bravissima. Bravissima Usaina. All'oranzina, lei. Tutte le femmine saranno all'oranzina, comunque, io ve lo ricordo. Ah sì, accendila. Se no non ci fa da checkpoints. Ok, di qua cosa c'è? Esploriamo. Lì c'è un pupetto da salvare. Ok, mi arrampico. Ok, ricordando sempre di tenere premuto il grilletto per poterci arrampicare. Perché non è espossibile, no. Tanto che ci siamo. No, ho fatto una cazzata. Mamma mia, che salvataggio all'ultimo. Mi dimentico che questi... molti di questi gameplay hanno il salto da parete. Il salto da parete fu inventato tempi or sono con Prince of Persia e poi migliorato in seguito, e quindi c'ha sempre il suo cazzo di problema. Appunto. Eccolo qui. Pupetto, ti salvo io. Come è andato? Ah, è vero che c'è il quadro. Ecco, questo è il quadro che dicevo. Ci sono dei quadri che istigano a una lore, un qualcosa di particolare, di affascinante. Infatti è come se quello lì dice, ma quelli sono i miei simili, la sua famiglia, qualcosa. E noi ce li facciamo amici. Ma perché? È questo che vogliamo sapere, no? Miei cari demeriani. Non posso arrampicarmi. Ma cazzo, torno indietro, scusa. Qua? Mi raccomando, seguitemi anche su Facebook e Twitter, dove inizio a postare momenti di live, consigli sui fumetti e quant'altro. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, tenetele vive. Ok, arrampico. Ok. Spero che siate anche voi molto presi dal gameplay come me, perché mi interessa particolarmente tanto. Cazzo, si è chiusa. Ho paura. Questo coso dalle braccia lunghe mi inquieta un sacco. I'm so scared. Non controllare di qua. Perché è cieco, ha le braccia lunghe, sente gli odori probabilmente. Ma io ho 4-4. Me la telo. E ci sono dei feti. Ecco, e quello si è mosso. Io l'ho visto, si è mosso. Is so interesting. Me ne hai a chiere. Questa la capranno gli RB, che sono delle mie parti. Io sono delle loro parti. E se sarà. E sarà. Andiamo in un cunicolo freddo, buio. Siamo da soli in questa possibile, probabile nave, secondo il mio pensiero, ovviamente. Tutti indi. Reggir. Adesso ve la narro anche. Cerco di essere il più possibile narratore di questa avventura che, ripeto, per me è first time. Giuro, no, è una blind run, quindi... ho fame? Fa male? Crampi allo stomaco. Oserei dire atroci. Probabilmente quando è arrivata con la valigia, che probabilmente si è imbuscata in questa nave. Eccolo qui, Adri, da quanto tempo? Adri, sei tornato? Tutto bene? Mi spiace non essere venuto.
Vero tanto, però era dall'altra parte di Milano, per me sarebbe stato difficoltosissimo. Fosse stato alla centrale anche al ritorno ci sarei venuto volentieri, solo che anche domenica, cacchio, i mezzi a Milano sembra una cazzata, ma fan cacare. Eh sì, quindi spero che abbiate voglia di seguirlo, perché abbiamo appena iniziato la run. L'abbiamo appena iniziato. Mi lancio in un tozzo di pane. È qualcuno che mi vuole salvare? Sa che sono qui o cosa? Io cerco anch'io di narrarvelo il più possibile, ragazzi, perché mi piace farlo in modo così. Anche se appunto dovessi fare in futuro dei video di YouTube su determinate serie, le farei così. Quindi spero che vi piaccia il mio intrattenimento, il mio stile. Fatemi sapere in caso, feedback è sempre accetto. No, lo sa. È come se lui è in prigione, io sono quello fuggito e vogliono aiutare me. Secondo me. È macabro. Ma ci credo. Ma ci sta, Marrogar, ci sta, secondo me, perché è l'aspetto lorifico. Cioè, come tipo Inside, non so se l'hai giocato, è molto bello, ha tutto il suo aspetto, quindi ci sta, secondo me, essere orrorifico e macabro. La Milano è un posto da Catania, sì, per davvero. Poi non è che viene sotto casa mia, no, si fa trovare chissà dove. È piacere comunque siete qua. Posso spingere? Timeless, benvenuto, come stai? Era come appena tornato da cena. Ottimo, che hai mangiato di buono? Se ovviamente condividerlo con noi, ben volentieri. Come va, carissimo? Tutto bene? Hanno lore è un po' horror. E beh, è quello qui, auspico comunque. Fate conto che l'horror non deve essere per forza spaventoso. Deve essere quel qualcosa che noi non conosciamo. E fate conto che il mio autore preferito è Stephen King. E Stephen King ti dà l'esistenza stesso. Basta pensare a Shining, il rapporto tra padre e famiglia e... Oltre a essere horror, è proprio il capire l'esistenza delle persone, la psicologia che c'è dietro. Quindi, lui è stato uno dei giochi più belli che abbiamo giocato per me sul classe molti AAA. Concordo. I AAA non sono per forza dei giochi a cui bisogna essere attinenti a... Siamo caduti nel nulla. Attinenti sul fatto che devono essere belli. Sono AAA a livello di produzione, ma di bellezza ovviamente tutto è relativo. Tutto è bello, ma ciò che piace è meglio. Dato ieri sera ho già dormito tutto il giorno. Bravo Adri, hai fatto benissimo. Ti sei scompigliato i capelli, quindi. Non contento, comunque. Dai, avremo occasione, non ti preoccupare. Ahi, ho sbattuto la testa. Io comunque la voglio ragionare, la situazione. Non so se mi serve portarlo di qua, però. Perché qui c'è la scossa. Ci facciamo una piccola morte per vedere com'è l'animazione. No, dai. Poverina. Va bene tutto. Amelius, comunque, anche tu. Ok, mi sento spaesato. Sono uscito da Steam RP e non mi trovo da... Sì, va bene così. Twitch è composta da tanti streamer bravi. Grazie. Sono contento. Siamo una community comunque. Siamo la Space Variety capitanata da me. Nel senso che l'ho creata io ormai a ottobre fino a novembre. Fino a ottobre, inizio novembre, scusate. E quindi sei comunque il benvenuto, Timeless. Grazie mille del follow. Che succede? Niente, stavo recitando. Grazie mille del follow, Timeless. Comunque sì, siamo una community, derby, sono appunto amici. Io sono amico loro e siamo comunque la community Space Variety. Come potete vedere il logo all'interno della live. Se volete mettere anche un follow alla community, trovate il tag nel player della live. Ve ne sarei grato. Eh sì, mi hanno raidato. Ti sei perso l'alert bello. L'evento ci si organizza tutti quanti per bene. Assolutamente sì, Adri. Perché ci tengo e mi piacerebbe. Salgo la catena perché mi sembra l'unica cosa. Comunque grazie Tennis del complimento degli streamer bravi. Lo apprezzo. Spero che appunto vi interessa assai ciò che faccio, Maron. Ok. Salirò. Però non ha già fare niente. Salirò. Fatemi vantare un pelo che sono anche... Aiuto! Morta. Mi vantare anche un attimo un pelo che sono il primo rapper streamer italiano. Quindi fate voi. Non c'è nessuno che fa quello che faccio io. Chianato. Penso che usi i termini siciliani. Ok, prima attiviamo questo. Non si sa mai, non si sa mai. Eh,
ma lei è fortissima comunque. È una piccola Wonder Woman. Sarebbe contenta Iris che è il suo personaggio preferito. L'idea era giusta. Mamma mia. Mamma mia al volo. Son M. Aspetta, sali. E hoppalalai. Ci siamo. Ok, perfetto. Uno sbarazzino. Perché quando non c'è nulla ho paura che possa comprare qualcosa dal nulla. Sì, infatti, Adri. Infatti l'ho detto che ne avevi anche di più solitamente. Quindi sono contento che si sta ritornando i gran capelli. Io ce li ho sempre più verso il basso, quindi... Ok. Non so quanto reggerò. No, Adrian, non te li puoi tagliare. Ti stanno bene, cioè... Per davvero. Cioè, uscirei con te solo per i capelli, io te lo dico. Poi fai tu. Poi fai tu. Oh, non perché siamo amici. No, per i capelli. Poi fai tu, Adrian. Immagino di dover correre per l'elettricità. Attraverso le sbarre di una cella. La butto giù. Mi sembra l'unica soluzione. Un cappio. Non mi sembra la cosa migliore, ma ci tocca farlo. E scendiamo verso il basso, verso chissà dove. Uno sul culo e l'altro sui capelli. Sì. Abbraccio Iris, ma con l'altra ti tocchi i capelli, Adri. You know. Ho sentito le... No, che schifo. Scappa. Aaron. Sono delle... Come si chiamano? Sanguisughe. Non mi veniva in mente, penso a te. Perché io faccio fatica a dire una roba, è problematico. Perché sono così forbito. Ancora di nuovo la luce che pietrifica, perché quello è pietrificato. Ok, mi sono salvato, attenzione. Non dovevo andare avanti, ma volevo un attimo vedere la stanza. Ah, ma range tanto per la visuale, eh. L'ho notato adesso. Comunque ragazzi, per questa serie comunque la si continua ogni day. Fino a che si finisce. Perché preferisco portare una sera alla settimana, ma fatta bene, completa. E quindi... Ok. Non ho visto. Ok. Quindi domani si continua, mercoledì e così via. Finché non lo si finisce. Lo voglio fare a pieno. Vedo che così ogni giorno c'è un contenuto bello. Spero bello. Dove sto andando? Con la prospettiva ero da tutt'altro lato. Ho detto lata perché è personaggio femminile. Quello che ogni volta si rialza in un punto di questo posto, di questo luogo. Vedere di levare un attimo notifica del cellulare, va là. Grazie. Dai, che siamo cosa? 100 follower. 100 follower cosa si fa? Ma. Ci penseremo. Tanto c'è già comunque la possibilità di subare, ovviamente col Prime a gratis, e avere un contributo di sub, oltre l'emote fantastica fatta dalla nostra Reina da pioggia, come la chiamo io, e un contributo per i sub che ovviamente non vi vado a spoilerare, quindi un contenuto esclusivo, non trovabile da nessun'altra parte. Lo passo con lo zippino. Preparo già qui perché... Però adesso va più veloce. All'inizio va lenta, poi va veloce. Ok, questa era una parte di platform semplice. Easy. Senza tanti grossi problemi. Altri pupetti che però scappano vedendo la luce. Noi stessi andiamo di qua. E attenzione, si smezza. Come se fosse l'inizio di un altro capitolo. Si smezza la situazione. Non c'è stato un caricamento un po' più lungo rispetto agli altri. Interessante. Ecco, infatti, che passa attraverso una porta di ferro, sempre questo cazzo di occhio. Che puttana merda, mi inquieta tantissimo. Un po' mi ricorda l'occhio da frecciare con Zelda, in Ocarina of Time e Majora's Mask. L'ho completato. Tranne Majora, ancora non l'ho finito.
Do Zelda lo adoro. Vado verso la luce. E ci troviamo in uno studio. In questo sembra uno studio normale, un ufficio. Il pupetto scappa. Voglio aprire l'armadio, fammi aprire l'armadio. Sbaglio, c'era una clip che diceva qualcosa per i 100 follower. Ah, la live con i capelli sciolti, sì. Ma quella era per i 50, Adri. A questo punto lo facciamo per i 100. Piuttosto faccio una live talk, quindi da mobile, e la faccio tutta con i capelli sciolti. Se volete. Non sembra esserci niente di interessante. Ovviamente, se proprio al massimo mi perdo qualcosa e... io ovviamente l'ha giocato, vuole darmi informazioni su un segreto che magari aiuta a comprendere qualcosa, volentieri. No spoiler, però se mi sono perso qualcosa magari. Quello magari sì. Ok, sembra comunque una sequenza interessante. Un libro. Non me lo posso portare e sono triste. Posso portarmi un libro, sono parecchio... ce la facciamo? Ok. Qua non c'è qualcosa. No, robe da lavanderia, tipo. E poi io che non vedo la prospettiva perché sto 2.5D mi falla la mente, mi falla. Oh, sono abituato a pensare o in 3D o in 2. Quindi. Me ne fai a metà, ecco. Vedi che il casino è quello. Perché giustamente la prospettiva è un po' quella che è. Anche i suoni comunque ambiental mi piacciono perché sono... cioè io cerco di riempire il vuoto per non renderlo troppo silenzioso. Però i suoni sono interessanti. E comunque avere un comparto audio di un certo tipo può aiutare, cioè aiuta tendenzialmente. Io quando faccio comunque una review mi baso anche sui suoni. Review io personale, io che voglio fare una review. Fatto distinto perché l'ho vista mezza aperta. Quello cos'è? Un carlino brutto? Quella è la foto di un occhio. Ok. È il tempo di Resident Evil. 4. Okay. Una valigia. Una valigia simile a quella con cui noi siamo, penso, arrivati qui. Perché, ripeto, secondo me ci siamo imbarcati con questo kiwi giallo. E il la signorina qui, questa pupetta, era dentro la valigia e ha fatto un sogno brutto su una donna, che può essere magari sua madre che l'abbandona, qualcosa del genere. Faccio delle robe mie, delle alloranze mie. E è arrivata lì con quello, quindi vuol dire tutto e vuol dire niente, cioè il fatto che sia arrivata con la valigia. Cerco di capirlo, poi dovete anche voi trarre conclusioni perché non l'avesse giocato. Penso Adri a questo punto. Penso che è l'unico tra voi che non l'abbia giocato, perché penso Marro, RB, non so Timeless se l'ha giocato. Mentre ci vorrei dire la tua ben volentieri. Potete fare anche voi speculazioni. Cosa la chiave? E vado. La chiave gigante. Ma per me è tutto gigante, quindi. E forza. Mi ricorda molto Inside, sì Adri. Lo stile è quello. Lo accennavo prima sullo stile di Inside Limbo. I creatori, comunque l'idea del 2D, del platform puzzle, se vogliamo essere molto più specifici sul genere, sicuramente è quello. Comunque una trama che muta, è muta, perché è tutto lineare, muto. Siamo noi che facciamo speculazioni e ci facciamo idee. E il resto che viene fuori da sé. Centro. Un ascensore. Cazzo, l'ascensore sulla nave ha senso, eh. Ha senso tutto. Io me la porto che... Magari un'arma... Madonna. Magari un'arma invincibile, non lo so. O semplicemente per il bottone. E ci sono... panni. Tessuti. E a me piace fare serie per questo, perché posso chiacchierarle.
La scimmietta la lascio lì, in caso la prendo dopo. Ma non penso mi serva. Ah! Questa non è fame, è tossico. Qualcosa, qualche magari discarichi prepotizzando una nave. No, questa è fame, ho sentito il... Sì, il... A moto. Bip. Aspetta, fai luce che non vedo un cazzo. Siamo scesi parecchio. Madonna, quanto sta male, poverina. Il fatto che se ci dobbiamo preoccupare anche del... Il cibo veramente diventa un survival di quelli che... Neanche Days era così specifico. E neanche H1Z1. Urzi. Da mangiare, prendo. Anche se è infetto. Quindi ti vuole cosa lag per mio padre e giugio connessione con Netflix. Attenzione, cosa si vede tuo padre da Netflix? Bravissimo. Anche se non sono fan di Netflix perché metà delle robe che prendo non ci sono da Netflix. Perché c'è i DVD. E purtroppo non c'è il multi. Che senso non c'è il... Mi hanno catturato. Che spavento. Come non c'è il multi, Adri? Con l'affiliate non dovevo avere la selezione della grafica? Tecnicamente. Bello la casa di carta, devo vederlo anch'io ragazzi. Poi appunto farò l'hashtag su Twitter, hashtag Rem consiglio. Ho consigliato Death Parade oggi, quindi Rain sarà contenta perché me lo sto guardando tutto. Ho consigliato l'anime Death Parade, qualche manga. Inizierò anche con le serie TV appena le guardo. Dentro c'è qualcuno. Bravo, bravo, alla moda tuo padre, con la casa... La casa dei papel. Meglio la casa di carta, comunque, da dire, secondo me, poi. Può essere tema francese quanto volete, ma mi fa cacca il francese, quindi. Fu! A tirarla. Arriva. Avviciniamola un po'. Oh, là. Vediamo se una piccola sfida a tempo. Sì. Solo che mi stava schiacciando la testa. È andata male. Terzo finito male. Everybody put your hands up. Eh sì, Adri. Mamma mia. E' una ripartita. Perché me lo sono riguardato dal primo episodio doppiato. Perché io lo seguo dal day one quando era ancora in Giappo. Quindi come metà delle serie. Poi l'hanno doppiato come anche il mitico One Punch Man. L'hanno doppiato, ma io lo seguo già molto prima. Ah, Tomb Raider è diventata. Guarda con le gambine tutte secche. Tristezza. Mamma mia, ho fatto Tomb Raider davvero. E tutti parlavano francese. Mi spiace, Ade. E tornavi tutto con il fulare. SSE. Alla Homer. E frilli lì, frilli là. Comunque mi inquieta che mi abbiano catturato. È tornato tutto modaiolo, Adri. È tutto vestito strano, perché loro considerano vestirsi bene, ma in realtà è strano. Ah, madonna, che botta. Ecco, qui è dove io ero arrivato e non saprei come andare avanti. Qui inizia la parte un po' più... Horrors. Allora, facciamo così. Allora, questo già mi vede. Sono morto. Lo dico io, guarda. La fa, gli rompe la... No, la ferra. Non ci fa vedere la porta specifica. Ecco, io già da qua non saprei come andare avanti. Ero abbastanza incastrato. L'ho raggiunto in poco tempo. Vabbè, l'ho lasciata un pochino. Vabbè, però l'ho chiacchierata per bene. Io mi sono mosso piano. Ora divento horror, Adri, sì. Adesso c'avevi la paura dell'horror, vero? Ma io voglio capire, invece, altro che... Ecco, qui non saprei come ingegnarmi. Poi magari sono stupido io, Sta. È che non...
Perché vedi cosa fa? Lui praticamente li prende, prende quelli tipo come me, li mette in un panno di carta, taglia e li avvolge. Una specie non di imbalsamazione, ma di pacco regalo, tipo, non so come dirlo. Anche perché lui, vedi, non vede né nulla. Li mette su un gancio e li porta via. Come è successo a Thriller Bark di One Piece. Poi ne prende un altro che lui sa da chissà dove. Il problema è che io non so più come andare avanti. Perché annusa e lo capisce. Vedi? Guarda che poi è piccolo e ha le braccia lunghe. Non so come fare. Aiuto. Che cacchio, non... O corro. Mamma mia, inquietante. Ecco, qui è la parte inquietante che volevo. Culo, pezzo di merda. Ok. Allora, per correre sono sicuramente più veloce io. A quello che ho capito. Quindi correndo si può fare qualcosa. In caso posso scappare ritornando su. No, perché. Oh sì, posso ritornare sopra. Però ha le braccia lunghe, mi prenda. Allora, riproviamo correndo. Ho visto che una signora. No! Cazzo, c'ero arrivato. Oh, ma va a parlare lì. Si può fare. Ok, mi mantengo già di qua. Ora come scappo, Adri? Adri! Tiè. Oh, che cazzo. Cosa? Cazzo. Ah! Alla fine bastava correre. Ma porca miseria. Il problema è il dopo. Mi sa che devo premere il pulsante. La botola si apre. Qua ovviamente ha più tentativi, ha più try. E questo è tipo try and die, perché è a più riprese, perché non puoi sapere che c'è il punto in cui si scappa, la botola, come attivarla. No, no, non si apre. Scappo ancora. Mi ha preso. Che cazzo. Non è un pulsante. Al massimo comunque posso scappare dentro, no? Quanto veloce stavolta. Però non so come aprire la botola. Mi piace che muoio tante volte, però. Adri, ci volevo provare per la corda. E che ho provato ad avvicinarmi. Perché col grilletto pone le mani davanti e prende qualsiasi oggetto e tecnicamente afferra tutto, no? In teoria, vedi? No, però lì sono andato... Magari questa qui? No, non sembra farci niente. È un po' brutto quando devi riprovare così 70 volte. È bello che c'è un tentativo, quindi... Non la posso scappare più di tanto. Figurati se lo prendo al primo colpo. Prospettiva perché cambia la telecamera. Perché vedi che si... Va tutto in obliquo.
Capito? Come la corda. Dici che la corda quella lì possa arrampicarmi o l'altra della botola? No, non posso arrampicarmi su questa, Adri. Non c'è nulla, non c'è nulla. Lui adesso comunque sembra essersi calmato. Dipendere quella manovella e metterla dove prima pensavi ci fosse un pulsante. Ma... capito quale? Ah, tra l'altro lui si è calmato adesso, È vero, mi sa che c'ho lo stesso simbolo. Bravo, Adri. Ero abbastanza impanicato a scappare, poi con la musica dietro nelle orecchie. Boom, sono caduto subito perché non volevo attendere. Volevo attendere oltre. Ah. Scarpe. Scarpe is everywhere. Serve un paio. Ho paura. Ora che esca qualcosa. Lo sapevo. Mamma mia. Non voglio sapere cosa esce. Aiuto. Mi ha inghiottito. Meno male, almeno non era... non usciva qualcosa che ci faceva cagare in mano tutti. Io non so se devo fare magari meno rumore, ma non penso che sia uguale. I tremors, per davvero. Non c'è una scarpa che posso lanciare per far rumore da un punto e poi andare di là come i tremors? Oh, ho fatto. Ah, che cazzo, era arrivato. Ok. Veloce. Eh sì. Infatti la mia tecnica subito era fai rumore da un altro lato e poi vai avanti. Ok, ottimo. Siamo qui. Aspettiamo che vada via. Che arriva dal punto più lontano. Veloce in mezzo a ste scarpe. Che si gira anche tutta caccata, poverino. Oh, bravissimo. Bravi tutti. No, Adri, purtroppo no, io non vado al cinema. Non mi piace andare al cinema. Li guarderò con calma appena prendi Blu-ray. Cazzo. Scappo subito. Qua non ci eravamo già passati. Scappo subito. Paura. Madonna, adesso devo fuggire. Cioè, lui mentre viene di qua devo andare di là, non ho capito. Cazzo, è bello che è investito con impermeabile cieco, boh. Non ho capito. Lui tocca le cose col tatto, come Daredevil.
Un pupetto. Mi ha preso subito. Ma come? Doveva essere scriptato sto pezzo. Palesemente. Doveva essere one run. Dovrebbe essere un pezzo un one run. Corri, corri. Tu invece ha delle visto di Infinity War. Sono ancora al secondo degli Avengers, quindi è giù Fultro, non ancora devo vedere, fai tu. Quello non vado al cinema, cioè non mi piace. Li faccio tutti con calma, non per le cose di fumetti, ma proprio per me. Non riesco ad andare al cinema. Hai fatto bene, hai fatto bene, Adri, assolutamente. Ah, magari devo andare a sinistra per non farmi prendere dalla mano. Forse vuole prendere uno dei pupetti che corre, quindi prende me perché sono l'ultimo. No, io a prescindere non faccio eccezione, non mi piace proprio andarci. Poi sono andato anche per altre robe, ma proprio non mi piace. Ma Kita non lo sentiamo mai. Ho provato a scrivergli tutto. Poi adesso mi sa che lavoro. E in più ci saremo solo io e Naro. Adesso Naro voleva vedere se riusciva a beccare qualche sala LAN per farci qualcosa. Quello mi piacerebbe anche a me poi in futuro. Il problema è che non è che siamo così vicini per poterci vedere, diciamo, andare al cinema. E poi ripeto, io quando riesco nel weekend. E ripeto, non mi fa comunque impazzire andare a cena. Per uscire a cena ci siamo usciti, volentieri. Sono andati all'American Graffiti un po' di tempo fa. Mi piacerebbe replicare. Però per vedere queste cose qui. Purtroppo non è la compagnia, è proprio la. L'ha preso attraverso la parete. L'ha preso attraverso la parete? È molto, Adri. Cioè, conta che già per andare da Naro, lui è a San Siro, io sono dalla parte opposta. Perché lui è verso nord, io sono verso sud. Cioè, conta che dove eri tu in metro a Lampugnano, mi ci volevano 2 ore. Perché prima devo andare a prendere il mezzo a Romolo e poi prendere le metro. E sono 2. Per dire. Anche solo per fare qualsiasi cosa, anche solo un cinema, il più vicino è comunque ad Assago per me. E lì sei tecnicamente pure fuori Milano. Non ho capito. Se mi infilo lì sotto. Cazzo, sì. Avevo ragione. Avevo davvero ragione. Ero giusto. Ma spostarla per cosa? Salire sopra. Infatti scappano. C'è di nuovo l'uomo dalle mani, c'è Gianni Morandi.
Altrimenti andiamo di qua. Due e mezzo di una statuetta. Penso sia un collectibles anche questo. Marionette. Vediamo cosa prende. Osserviamo un attimo. Mi piacciono i cucchiai? Magari per le forme. Il fatto che sia freddo e curvo. Magari gli piace. Arrivo, One second. Ok. Ma siamo un posto TV però. Passa un po' la TV. No, oh, parlo di meno. Però abbassala. Vabbè. Bene, bene. Basta, dai, che sto facendo. Alla fine, a giugno, ti ho detto. Non è ora. Ecco, porca troia. Mamma, me l'hai già chiesto ieri. Sto facendo roba, dai. Tu solo quello vuoi parlare, figa. Vado, non mi fa fare niente. Che palle mi ha preso. Tanto alla fine lui mi sente comunque questo tipo, quindi non so come muovermi. Però la camera lo locca. Tanto non sai dove sono. Perché non ci vedi. Oh! Mimetizzarmi tra loro tecnicamente. Magari aspettiamo che va via e ci arrampichiamo. E comunque si spera che vada via. Molto inquietante il suo coso, però. Oh, cerca all'infinito, cerca. Non so se dovrei andare di là. Ah, mi ha preso. C'è una maniglia. So se ci arrivo però. Tuo padre non sembra andare via, lui si muove, rimane lì e basta. Ta 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 ta.
Cazzo. Però sono in alto adesso, non mi dovrebbe prendere. Yes. Minchia, ci arrivo. Ha aperto la porta. No, perché? Uff, ho sbagliato. L'avevo fatto. Devo farmi aprire la porta da lui in maniera strategica. Ehi. Sono, Sono solo due robette. Ok. Così facciamo rumore con la cosetta, con la bambolina scimmia e poi saliamo. Infatti mi sembrava strano il fatto che ci fosse l'apertura qui. Se sente quello non dovrebbe sentire me che corro. Cazzo, ho sbagliato. È che ho sbagliato io perché non ho visto che avevo premuto per afferrare roba. Dai, muoviti, coso enorme. Non so neanche quanto potrebbe durarmi in live, tra l'altro. Non so quanto ci voglia per finirlo. What? Però non gli fa niente, la prende. Deve stare un attimo un filmatino di morte o qualcosa. Mi sembra un po' strano. Ok, boh, proverò a lanciarla più lontano. Cazzo, l'ho fatta la prima botta e è andata bene. Questa volta no. La prenderò e la butto proprio lontano. A questo punto. Magari aspetto che lui la controlla per bene e non corro. Magari aiuta. Afferrala. Afferrala! Afferrala! Ciao Bonko, come va? Abbastanza bene. Carino questo gioco? Sì, è parecchio interessante. Mi è stato da un'oretta. Come stai? Sì, mi sta piacendo parecchio Bonko. Ha un suo perché, al suo stile. Mi raccomando, followate anche Bonko che sta facendo Kingdom Hearts in tutti gli aspetti unici ed immaginabili, perché lo sta facendo con tutti i personaggi Birth by Sleep. Mi sembra che abbia finito con Ventus. Adesso dovrebbe iniziare con Acqua e dovrebbe fare comunque tutti gli altri, la 2.8 e quant'altro. Quindi mi raccomando, mettete un bel follow, che è bravo. Non si sa come si chiama il protagonista. In realtà queste storie sono praticamente dei story drive muti. Cioè praticamente sono come Limbo Inside. Sono tutti dedicati alla propria speculazione, a come ci immaginiamo noi la trama. Siamo in mezzo di qua. Ok, e salgo su. Comunque sì, è molto bello. A me sta piacendo parecchio Bonko, te lo consiglio. Poi ci sta che magari uno dice, ma non è il mio stile perché è fatto in questo modo. Ci può stare, eh. Però secondo me ha comunque qualcosa da raccontare. Qui forse magari c'è un collectible, eh. Vediamo un po'. No, sembra essere abbastanza lungo per essere un collectible. Però è parecchio interessante. Oh cazzo. Non più imbatti così nel...
Cos'è? Cos'è? Una padella? Però si può effettivamente aprire. È mezza rotta. Tanto mi annuso. C'è qualcosa qui che gli fa male? Davvero? Siamo riusciti a scappare? Wow. Cos'è che gli ha fatto male? Il cuore che batte del personaggio. Veloce. Ai. Come ti annusa? Non ha gli occhi. Eh sì, perché non ha... E questo coso con le lunghe... con le mani lunghissime non ha occhi, sente e odora. Sì, è parecchio interessante da quel punto di vista. Annusa gli odori. E a quanto pare noi abbiamo un odore forse anche caratteristico per quello che rappresentiamo. Morti? No. Libri. Tanti, tantissimi libri. Ok. Un pianoforte, cos'è? Una gag di Tom e Jerry? Accendiamo questo che può essere la salvezza, perché può essere il checkpoint dove noi illuminiamo candele, lanterne e quant'altro. Eccoci qua. Ma che parkourista però, lascia fare. Trema tutto. Eccolo lì, lo sapevo io. Quando trema vuol dire che arriva uno di quei cosi. Sono dei cercatori. Non si sa. Comunque, il gioco inizia che noi siamo in una valigia, che stiamo sognando una donna, presumibilmente la madre, almeno secondo la mia speculazione. Ci svegliamo in una valigia e sembra una nave. E basta, non si sa nient'altro. Proprio inizia così, è molto blind. Un altro di quei cosi, come aveva suggerito il buon Adri prima. E vabbè, neanche ve lo dico di followare Adri, il problema è che purtroppo ha la connessione chissà dove. La sta ancora cercando in casa, il cavo. Azione. È diventato un livello di Dark Souls. Aiuto! Ho fatto cadere. Vabbè, sono in alto, non dovrebbe prendermi. Però devo prendere la manovella e tornare indietro. Lo sì. L'unica cosa che posso dire. Lascialo di là, facciamo casino. Mamma mia, mi ha sfiorato appena appena, mi ha sfiorato. Tutto cagato dentro che voi non avete veramente una cazzo di idea. Ecco, adesso mi ha preso, ovviamente. Vedi, lui mi prende, non sa nemmeno lui cosa sta facendo, è molto mystery. Però sappiamo che ci vuole comunque quella specie di ingranaggio che avevamo trovato in precedenza. Su questo siamo abbastanza d'accordo, dato che Adri ha avuto l'idea e aveva funzionato, quindi. Allora, l'unica cosa è cercare di non far cadere gli oggetti. L'unica cosa che ci mantiene safe. Perché lui non odora, lui sente il suono e allora odora.
È così pauroso, sì. È molto orrorifico, ma comunque un suo perché. Cazzo, quanto è scattato, l'hai visto? Quanto è scattato il cubo, l'ho visto volare. No. Piano. Pianissimo. Pianissimo. Perché dobbiamo arrivare di là senza farci sentire. Ok, bravi tutti a rimanere silenziosi. Cioè, scrivete in chat, però rimanete dentro caccati come me. Oh, ce l'abbiamo fatta. Aiuto. Che botta. Eccolo. L'abbiamo trovato di nuovo. Attivo. Oh, ok. Allora, voi mi appoggiate l'idea, tipo accendo la TV, fa rumore. Però non posso lanciarlo. Sicuro devo far rumore. Dovrebbe arrivare qui ad aprire la porta e noi scappiamo. Aspetta, rimango tutto caccato. Ho paura, amici. Io quello che devo fare tutto di corsa adesso. Fare tutto di corsa così. Di qua. Mamma mia, se sono caccato, amici. Accendo questa. Checkpoint, yes. Graficamente, Madonna, se è bello. È bellissimo graficamente. Mi sta piacendo un motto e spero che piaccia comunque la serie, perché comunque la porto ogni giorno fino a che non lo finisco. Perché ormai faccio le serie in questo modo e spero che piaccia il mio modo di averla narrata, diciamo. Avervi fatto compagnia con questa adventure. Guardalo lì, che bravo. Non ci arriva. Tiè. Tessata. Bravissimi, bravi tutti. Applauso a voi. Degli ingranaggi, siamo finiti nel motore della nave, forse. E del vapore. Salto di qua. Mamma mia. Aiuto. Cosa che possiamo utilizzare? Il libro? Non penso. Questo? Mamma mia, fortissima. Alloranzina. Facciamo così che mi trovo sempre meglio a spingere che a tirare. Metterlo del culo che a prenderlo, come si suol dire. Scusate la volgarità. E ok. È fortissima, tra l'altro. È uno scricciolo di quelli che veramente fa paura vedere. Però ha il suo perché. In più ci sono dei pupetti che ci facciamo amici. What a... Mamma mia. Ufu. Cazzo. Questo si fa inquietante. Silenzioso. Rimarrò zitto anch'io per capire. Le soddisfazioni di fare le serie belle e di avere qualcuno interessato. Ok. Beh, l'accendino qui non serve. Cosa c'è qui? Non vedo. Ah, ok. Che spavento! Ah, vi sarete caccati anche voi, immagino. Lo spero. Mi sono caccato io. Mamma, non l'avevo visto. Ho sentito il topo e la mano e... Boh, data.
10 anni di vita persi. Sono tornato bimbo. Che cazzo. Ci ero andato di fretta io. Ok. Topo indicatore di qualcosa? A parte la spostatura, non lo so. E infatti. Che cazzo. Il ferro dov'è? Bevo. Mamma mia, le mani. Non stare attenti a questi cazzo di mani che te le taglio. Vediamo se magari... Quanto cazzo è lunga? Mi ha preso. Perché volevo fargli avvicinare la mano su quella specie di botola. Così magari... La tirava, no? Come idea non era, non penso sia balorda. A meno che io non possa tirare qualcosa nella stanza, ma non mi pare. Non posso fare niente, quindi secondo me devo fare con quest'idea. E qui non c'è niente. Questa parte che salirci non posso fare niente. E mi ha preso un po' a caso, però vabbè. Può stare. Vorrei appunto fargli arrivare la mano qui. Il problema è che non so fargli arrivare. Dovrebbe tipo afferrarla e tirare. È la mia idea, poi tutto vuol dire un cazzo. Cerco di saltare lì per fare un po' di rumore, ma che vedi, perché si arrampica con le ditina brutte, però ditina. Tipo di qua non ci arriva. Cioè al centro non arriva la mano. Porca miseria, non c'è altro modo. Aia. Avete idee? Meglio. Sono qui 6 anni. Ho sbagliato. No, non me... E che palle. Non so come andare avanti.
Questo pezzo veramente, essendo una stanza chiusa, è molto claustrofobico. Soprattutto non ho idee. Non ho idea su come muovermi. Che non fa niente con le mani, fa quello. Fa una con la sinistra, sale sopra, e con l'altra... Non posso tirare, non posso fare niente. Non c'ho un modo per attirare una mano più su un punto che su un altro. E la sinistra, bene o male, fa quello. E poi la tira verso di sé. La destra adesso va a cercare sopra il panni, ai panni. Ha fatto qualcosa. Glielo devo far crollare addosso. Ok. No, 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 no! Potrebbe essere un'idea. Farglielo crollare addosso può essere un'opzione. Può essere davvero un'opzione. Gli preparo le panine, guarda. Preparo la mano. Questa cosa non la raccogli, vero? No, non la raccoglie. Non fa niente, non fa niente, non fa niente. Ok, dopo che ho tirato, cosa posso fare? Magari tirare da un altro lato. Ma sto tirando da mezz'ora, non funziona. Ok, si può fare. Solo un attimino. Sembra avere più parti, perché adesso mi sa che l'ho tolto da un altro pezzo, quindi devo tirare quella di sinistra, ok. Perfetto. Hai visto che ha funzionato? Mamma mia, la mano che si muove ancora. La mano si muove ancora. Che schifo. Olla. L'ho fatta. Sono bravo. Attenzione. Va nero tutto. I'm so scared. Perché si è svegliata qui? Ah, è caduta, probabilmente dall'alto. È caduta dal nulla. Dalla stanza precedente, immagino. Salgo. Verso l'acqua, tra l'altro. Ma tanto c'ho il keyway. Volevo dire keyway. Keyway. Un corpo. Immaginavo. Sarei caduto. Ok. Bisogna sempre provare tutto. Try and error. Ok, ci sono dei ganci. Probabilmente ci porteranno... Boh, più in alto almeno si vedeva. L'ho preso senza vedere, mago. Tanti corpi appesi. Quello è diverso. Sembra più tozzo. Quello è il cuoco. Ok, catturano in qualche modo le creature come me e le cucinano. Ok. Qua ci sono tanti corpi. Un magazzino può essere. Ha fame, ok. Sta fame sta diventando un problema. Cioè, il fatto che esista
mi sta bene, ma anche no. Perché tanto è solo in alcuni punti predefiniti, quindi secondo me può smorzare anche un po' il ritmo. Cioè non ha molto senso mettere la fame perché non è un survival. È quello che voglio dire. Alla fine non è un survival, quindi non serve farlo capitare, ecco, sta cosa della fame. Eccola lì che sta male. E quanto è in ritardo, Adri? O in live si è ancora visto quello? Immagino che... Ah, perché c'ha i problemi di connessione. Vai tranquillo, Adri. Sgozzo un ratto e me lo mangio. Ho mangiato un ragno. Voglio dire che potremmo finirlo tutto oggi, ma non saprei quanto possa durare. Quindi io comunque vado avanti fino al mio orario di streaming. Ma la cucina? Oh cazzo, paura. Vedi, secondo me è una nave il fatto che ondeggia comunque. Cioè, è quello che mi fa pensare sia una nave. Un po' il tipo di cucina. E poi il fatto che ondeggia. Cioè, sinceramente, è molto indicatore di qualcosa che si muove. Vado avanti. Eccolo qui il cuoco, salve. Cosa ci prepara oggi? Brutto sei? Mezzo assonnato. Almeno questo non c'ha problemi sul sentire tutto, perché comunque sono in una fase stealth, quindi tecnicamente è anche più facile. È un po' più normale. Un pupetto che scappa. Mamma mia, mamma mia. È inquietante. Fatto la torta? Puoi andare via se vuoi, cioè non è che... Mi dai fastidio. Ok, devo seguire il pupetto perché può indicarci la via della libertà. Sulle ali della libertà è un racconto di Stephen King che hanno tramutato anche in film, citato anche all'interno di una puntata di Griffin dove omaggiano tre racconti di Stephen King. Lo stealth. Cazzo, la chiave, no. Merda. Vabbè, attraverso la parete, mi guarda, cosa vuol dire? Gioco, non mi deludere però adesso. Non c'è bisogno... Il cuore batte. Ma sono in alto, cazzo mena. Ciao. Sì, guardami. Cazzo, sono caduto. Ormai mi ha preso. E... mi porta a cucinare. Sono diventato Ratatouille. Oh, meno male che avevo salvato lì sopra. Guarda, la benedizione. Benedizione del re è un 4 più 4 più 4 del paladino. Ed è una carta base. Perché sto citando a random stasera? Vabbè, non lo sapremo mai. M chiacchierone, per davvero. A caso poi, cioè. Divulgo. Cosa a caso? Oh, va bene. Ma pensa, Adri, non so se hai Twitter. Se hai Twitter mi puoi followare, mi trovi come Nem, ovviamente. Tanto c'è il bot che lo spamma. E ho anche Facebook. E su Twitter ho creato l'hashtag Nem consiglia. Quindi puoi dare un occhio per le cose che consiglio. Lascia fare. Perché consiglio i fumetti, le letture, gli anime, tutto lì. Per sfizio. Secondo me la chiave sarà qui in alto. Mezzo a questo pesce. Stasera ho mangiato pesce. Tra l'altro. Il bagno. Il bagno di sopra, tra l'altro.
Ok. Secondo me io continuo a pensare sia una nave. Ditemi se non è una nave. È tutt'altro, cazzo, ci assomiglia troppo. Beh, è veramente lo stile di una nave questa. Questo sta dormendo, mio Dio. Cazzo, questo dorme. È la chiave lì, ovviamente, la chiave lì. Che cacchio. Lo sapevo, io lo sapevo. Cazzo. Ma dopo che vado di là, cosa mi cambia? Ragioniamo. Ok, la morte non è una soluzione. Forse perché cercavo la soluzione. Forse era ancora meglio cercare la redenzione. Redimerti. Redimerti. Solo alla fine. Solo alla fine. Questo è per la chiave, immagino. Per Alicia Keys. Portarla sotto. E farci il giro. Coltello sospeso nell'aria, va bene, ci può stare. Sarà questo che ci farà calare un possibile parere sul gioco. Assolutamente no, perché comunque bello è, bello rimane. Sai che fanno rumore sti stronzi? Perché loro ti indicano la via, cioè lo fanno apposta. Cazzo, è scomparso quello lì. Ok, comunque dobbiamo usare la cosa lì, la chiave, bla bla bla. Ok, a posto. Abbiamo almeno memorizzato il percorso, miei cari demeriani. Ricordo che per entrare su Netopia dovete essere sub. Netopia vi offre tanti vantaggi, soprattutto una ipertecnologia che, mamma mia, è una società più evoluta rispetto a quella mondiale. Non è vero, semplicemente avrete un contenuto di sub e l'emote. Il problema è che come... Cazzo! Perché perché la telecamera è wobble, cioè è a onda, è a wave. E un po' mi dà fastidio, nel senso che per i movimenti non mi ci trovo molto bene. Preferisco che sia statica. Va bene la telecamera a movimento, però cazzo mi fa perdere la prospettiva sulla levetta. Perfetto, l'ho posata. Sono stato gentile, magari era della cannella. La cannella l'avrei rotta perché vaffanculo la cannella. Non mi piace la cannella. Va bene la menta, però la cannella no. Ok. Ci ho sempre salto alla fine che mi sento sempre più sicuro a farlo. Mo dobbiamo capire. Ah, cazzo, aspetta un attimo. No, l'ho vista, bro. Ok, quella è una bambina molto inquietante, ma mi interessa questo. Salvami. Grazie, salvami. Aiuto. Oh, si è svegliato. Entro alla chetichella. Allora, la chiave al 90% fa rumore comunque, secondo me, cioè, io ci scommetto proprio che la chiave di suo, se la faccio cadere in quel modo, fa comunque casino. Quindi in caso posso farla cadere, andare su verso l'armadio e poi ritornare in secondo momento. Contro la cannella. Sì, Adri, io ho problemi con la cannella. Lo lamentano. Non mi piace proprio. A te sì piace.
Ah, mi ha preso comunque. Devo comunque trovare il modo di andare su in fretta. E le gomme super piccanti, ah, che scelta brutta, Ade, che scelta brutta. No, no, proprio a me non piace, non piace il sapore. Poggiola, che cazzo fai? Ok. Ok, c'è tutto. Sta parte c'è. Quindi ci siamo. Adesso dobbiamo usare la chiave, semplicemente, quindi questo set lo facciamo con molta calma. Sono buone? A me... Vabbè, magari perché è super piccante copriva tutto, Adria. Magari è quello che copriva e sentivi poco la cannella. Sai che io avevo provato il caffè alla cannella, però appunto non mi faceva impazzire. Però è un gusto, quindi ci può stare. È un gusto molto personale. Un gusto personale che ho voglia di cantare, questo è quello che sento, di cui voglio parlare. Abbiamo ingannata, così l'abbiamo fatto perdere tempo. E scatto, perché tanto non è come l'altro che... Mi fanculo. Poco di me. Piano, 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 piano anche qui. Se adesso fa rumore è un macello. Ok, si è aperta. Rientra, veloce, veloce. Salsiccia gigante. Tanto quanto grossa. Stiamo andando bene comunque. A me sta piacendo parecchio, a voi? Andando veramente tanto avanti. E qua è dove si fa la carne. Sì, in caso che ci viene fame. Controllo a campioni attraverso una nuova Kelvin, anche lui ci raida. Corri, Morty! Corri! Semi nel culo, ricordo, semi della discordia. Primo episodio di Rick e Morty. Grazie mille, Kelvin. Come va? Com'è andata oggi? Grazie mille del ride. Il secondo per oggi. Thank you so much. Ride offensivo. Allora, non è mai niente offensivo, soprattutto per me. Ho bisogno di gente, ho bisogno, amici. Ah, la card. Buonasera. Non state il buon Kelvin. Followato, scusate, non state. State followate. Porca miseria, il vizio di dirlo state. Followate il buon Kelvin che... fa le grandi serie, sa giocare Overwatch bene. Molto bene, oserei dire. E mi raccomando, fate i bravi. E poi una scimmia, quindi chi non ama le scimmie.
Raise your banana. La statuetta, questo è un collectible. Sì, anch'io, abbastanza. Sta iniziando a fare tanto caldo e... sì. Però sì, tutto bene. Stiamo facendo Little Nightmares. Un bel po' lo stiamo facendo. Non vedo però, non vedo. Oh. Porca miseria. Vabbè, il pupetto lo lasciamo lì perché vaffanculo. Andiamo di qua. È chiuso. Ah, devo tornare magari giù, sai. Questo è... eh sì, qua è dove c'era la carne. Oggi tutti a farmi grandi complimenti con gioco Overwatch, cioè così mi state convincendo. Mamma mia. La paranoia della gente che si fa. Poi sono io quello che dice, ah, non stremo. Lascia fare, Kermi, lascia fare. Parola mia. E vedo pochi che hanno quelle conoscenze nel gaming. E te lo dico di esperienza, dato che ho giocato con dei professionisti italiani in Smite, quindi quando uno ha quel tipo di mentalità e quel tipo di gameplay, io lo riconosco abbastanza in fretta. Ho l'occhio lungo. Proviamo ancora un po', penso ancora 20 minuti. Questo è un pezzo di carne. Ah, cazzo, era questo. Infatti mi sembrava strano. Un pezzo d'arrosto gigante. Per noi gigante, poi. Vediamo cosa succede se portiamo tutta questa carne qui e la maciulliamo, li facciamo le salsicce. Diventerà una corda, probabilmente, per lanciarci. E non solo l'occhio, è assolutamente sì, Kelb. Sulla barba, invece. Allorazzami. Grazie comunque del raid, davvero. Apprezzatissimo. Giusto, prima qua. Ok. Un inizio di settimana decente. Quasi 100 follower. Ma solo... sbatterci un po' la testa. Mamma mia, che Tarzan delle salsicce. Questa è una bella cheat da tenervi, ragazzi, eh. Il Tarzan delle salsicce è da tenervela. Quindi segnatevela, clippatela, che la posto su Twitter. Mi raccomando, quella è bella. Andiamo avanti in questa oscurità. In questo posto che ancora noi non abbiamo capito. Che secondo me è qui almeno la cucina, il banco frigo. Però ho l'ansia del capire che cosa succede. Come si prospetta quindi una trama. Se siamo su una nave, se... cosa siamo noi e quant'altro, è veramente tanta roba. Cazzo. Minchia. Assassin's Creed. Ma qual è la scivolata di Nathan Drake? Per citare Keb che sta facendo Uncharted 4. Mi raccomando, seguitelo. Si sta facendo la serie su Uncharted 4. Prendendo quello che gli serve, il formaggio. Se lo in tasca. Non sarà col peso, perfetto, era quello che auspicavo, dato che l'avevamo fatto anche prima. La musica mi inquieta parecchio. Ma io vado via perché ho appunto paura. Perché ho paura che adesso compaia qualcosa qui davanti. Lei che ci dovrebbe aprire la porta con il pulsante. Spegni la luce, cazzo. Tanto questa non sento odori particolari, il cuoco non... bello però, cazzo. Veramente bello. Secondo me ci sta anche da portarlo live. Spero che piaccia. Molta la paranoia su cosa può piacere o meno in live.
Forse mi prende subito perché è troppo veloce. Perché c'era la chiave. Ho visto la chiave. Aspetta un attimo allora. Possiamo già andare avanti? Ok, ottimo. Si sta grattando il sottofaccia? O mangia in quel modo? Dovrebbe potermi prendere. Non dovrebbe potermi prendere. Paura, paura, l'ansia. L'ansia mattana, gli amici. Guardiamo sempre dov'è. Il problema è che non so come prendere la chiave. Aspetta. Questo. E non vedo. Ah. Amici, non vedevo. Oh, potevo scappare di là. Era un'idea perfetta, cazzo. Vabbè. Sono sotto. Sotto Maior. E per la chiave sì, dobbiamo assolutamente allontanarlo in quel modo. È l'unico modo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho preso particolarmente tanto. È molto bello. Mi piacciono comunque i puzzle game, eh. Ah, lascia. Vado qui sotto perché mi sembra che è arrivato il cuoco. Salve. Mi apra il forno che devo saltarci sopra. Sarebbe molto molto gentile e lo apprezzerei particolarmente tanto. Va bene, come se non gli avessi chiesto niente, eh? Va bene, amici come prima. Fanculo, pezzi di merda. E ovviamente. Madonna. Where the fuck I am? What? Quindi uso solo lavandini, che è un'arma potentissima. Ok. Sul tavolo. Ok. Ah. Aspetta, salgo su. Avanti i piatti.
dentro, non puoi prendermi. Ah, mi ha preso palla con lotta. E non di qua. Oh, vale. Vediamo come superare la stanza. Ok, dopo il forno. Il forno. Porta vivande, come cazzo si chiama. Ma cosa c'è di qua? No, ok. In due. Sotto al tavolo tecnicamente. Devo andare di là. Se spugno. Ok. Ok, vediamo cosa come andare avanti. Ci sono sti buchi in questi lavabi. Per fortuna. Thank you.
cazzo devo fare comunque? Fanculo. Ah, magari dovrò impiegarmi sui piatti. Che devo salire sui piatti e buttarmi da lì. E la sto ragionando parecchio. Devo superare sto pezzo e chiudere la live, che ho fatto 2 ore. Io ho fatto anche per i 2 ore. Ok. Ma ti posso essere la soluzione? Yes! Fuggo! Fuggo! Mamma mia che bravo, mamma mia che bravo! Ah, le gambe. No, ciao. Ti piacerebbe. Pff, cazzo. Ah, non ci arrivi. Devo spostarmi poi dall'altro lato. Ah, peccato. Dai, 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 dai. Facciamo un suo pezzo. Minchia, mi ha lanciato la bottiglia, Ah. Quella lì. Scoprendo quella lì andiamo verso la salvezza. No. Perché non ho aspettato? Non la prende. Non la prende. Cazzo. Vale. Vaffanculo. Il tasto per correre e saltare non è molto conveniente. Yes! Via! Verso la libertà! Appena c'è il salvataggio da qui, chiudiamo e possiamo Simo, visto che stava iniziando, quindi... Andremo dal buon Simo. A non cadere, non cadere, non cadere. Ottimo. Assicuriamo un attimo del salvataggio.
Facciamo restart. Perfetto. Allora, ringrazio un sacco della presenza, grazie a tutti. E niente, andiamo da Simo. Grazie per aver iniziato a seguire il primo episodio. Mi raccomando, domani vi attendo sempre con il seguito. Mi raccomando, seguite la serie. Ciao!